La breaking news che si è persa Maurizio è che Obama finalmente, dopo una sorta di ambiguità, di incertezza che è durata più di 3 anni e mezzo, ha apertamente dichiarato che la Casa Bianca e lui personalmente appoggia il matrimonio tra omosessuali. Obama aveva più volte detto che è un diritto di tutti gli americani poter unirsi, di tutte le coppie e di tutti gli americani senza differenza alcuna. Se più mai Era stato. stato anche criticato per una sorta di indecisione. I gruppi gay, che sono molto potenti e che contano anche in campagna elettorale, qui siamo in campagna elettorale perché hanno un sacco di soldi, avevano più volte chiesto al presidente di dichiararsi apertamente per i matrimoni omosessuali. Ma il vero ago della bilancia, chi sembra abbia veramente spinto e determinato la scelta di Obama, è stata ancora una volta la moglie Michelle. È lei che avrebbe President Obama is chiesto reversing al his marito stance di on dire same-sex una marriage. volta He per previously said tutte la rarely with sua ABC News. posizione. He È explained un po' why he says he supports la marriage battuta di Moretti di between same-sex qualcosa di couples. sinistra. Effettivamente la posizione di Michelle rispetto al marito e alle sue incertezze dettate da la strategia, dalla linea strategica scelta dai suoi consiglieri, è sempre stata invece di uscire apertamente con quelle che sono le idee dell'allora senatore e dell'attuale presidente, che sono delle idee molto semplici sui diritti e le libertà. Non devono esserci differenze di nessun tipo, sessuale, politico, ideologico o di razza. E l'ultima cosa che volevo mostrarti è questo video. Questo è un video che è uscito su YouTube negli ultimi 2 giorni e che ha già milioni di contatti. È la storia di questo ragazzo giovanissimo, Shane, che ha perso il suo compagno e che racconta che la perdita del suo compagno l'ha lasciato non solo solo, ma completamente senza diritti. Non gli è stato possibile andare ai funerali, non gli è stato possibile piangere sulla tomba del suo amore, e questo perché non hanno potuto sposarsi. Ed è l'appello che questo ragazzo lancia, e cioè lottate per i propri diritti prima che sia troppo tardi, che i gruppi dicono potrebbe anche aver determinato la scelta di Michelle Obama. Molinari, sarà una cosa di sinistra, ma come gli Stati Uniti come prenderanno questa decisione di Obama, Hai secondo ragione te? Giovanna nel dire che è una notizia di grande valore politico. La lettura è duplice. Dal lato il presidente conferma che i diritti dei gay sono la nuova frontiera della battaglia per i diritti civili e in questa maniera rilancia il suo ruolo di presidente storico nell'innovazione della società americana, ma poi ha una chiave elettorale molto chiara. Il presidente ha la sua strategia basata sulla conquista di singoli gruppi, punta sui gay per conquistare alcuni stati decisivi, è in un testa a testa con il rivale Romney in 12 stati in bilico e soprattutto, anche qui come Giovanna ha osservato, sono i fondi dei gay quelli che contano di più, sono il sesto gruppo donatore della campagna di Obama per grandezza, cioè cifre a 6 zeri, insomma, valgono tanto sul piano della consistenza quanto su quello dei valori. I telepredicatori che, a differenza della vignetta che ha appena mostrato Flavio, la televisione non la spaccano ma la costruiscono. La Trinity Broadcast Television è la televisione, una televisione che trasmette. Questi sono i nostri telepredicatori, sono Paul e Janice Crouch. La loro televisione trasmette in 110 paesi del mondo. Mother Janice, mamma Janice, piange spessissimo in televisione.
e con le lacrime chiede anche soldi ai fedeli, che sono numerosissimi qui negli Stati Uniti, che la vedono. Soldi per la fede, soldi per i propri peccati e soldi per questo, che è il grande parco che la famiglia Crouch, i due Crouch, hanno fondato assieme alla televisione, assieme a tantissime altre case discografiche, cinematografiche. Un parco immenso dove ogni giorno si rappresenta la vita di Cristo di fronte ai turisti che arrivano, di fronte a chi viene e paga un sacco di soldi, perché la storia è tutta di soldi. La nipote dei due Crouch, che faceva la contabile per la famiglia, li ha denunciati alla polizia. Dice che tutti i soldi che si sono presi se li sono mangiati loro, altro che per la fede. E la loro popolarità è così forte che, lo riconoscerai subito, questo è Snack e Gnola. Sono stati così popolari che anche Guzzanti e la Massironi, perché trasmettono anche in Italia, arrivano anche in Italia, quindi sono Guzzanti e la Massironi che prendevano in giro in una vecchia puntata di Serena Dandini i nostri telepredicatori. Insomma, così ricchi e così in questo momento a rischio tasse e rischio galera qui negli Stati Uniti. Non so che ne dirà Guzzanti, ma insomma il muro che si sono messi fra di loro potrebbe essere vero. È vero, è vero, è così. Grazie Giovanna, a voi per averci seguito. Ci rivediamo.